tripiedi, occhiuto. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 251 favorevoli, 104 contrari, la Camera approva. Adesso andiamo al 13.25, Bindi, il parere è favorevole. Nuti, prego. Presidente, sono semplicemente per chiedere se con l'approvazione di questo emendamento decadono degli emendamenti e quali. Grazie. Sì, glielo dico subito, decadono il 13.3 suo, 13.4 suo, 13.5 sempre suo. Va bene? Dunque, vuole intervenire per dichiarazione di voto su questo emendamento? Sì, grazie, Presidente. Prego. Cari colleghi, l'emendamento che stiamo cercando di votare è il 1325 Bindi, che farebbe decadere in caso di approvazione il 133. Cosa dice l'emendamento 133? E qua mi rivolgo anche al governo, in quanto le parole che ha detto poi vanno un po' in contrasto con quella che è il testo. Perché? Perché a Palermo, signori, è accaduto che un amministratore giudiziario avesse tanti incarichi, ma soprattutto che venissero dati a questo amministratore giudiziario aziende e beni sequestrati e confiscati di alto valore. Allora noi cosa vogliamo inserire col mio emendamento, col nostro emendamento? Che ci sia un criterio di rotazione degli amministratori giudiziari tenendo conto del valore dei beni.